Ciao carissime e carissime e bentrovati in una nuova puntata creativa. Inizio subito con una comunicazione importante, cioè ho visto la settimana scorsa, da quando ho fatto la puntata dove ho spiegato la differenza tra gli sconti estivi e gli sconti limited edition, che alcune di voi, abbastanza molte, voglio dire, vi siete messi in lista di attesa per certi colori dei filati limited edition. E, per cui vorrei ribadire il concetto di limited edition, che purtroppo dispiace anche a me perché sono filati veramente molto belli, ma per un motivo o l'altro, quindi non li trovo più, ho cambiato il fornitore, cioè il motivo più spesso veramente che lo incontro in questa situazione è che proprio l'azienda lo mette fuori produzione. Capita, no? Dopo tanti anni un progetto, un filato viene messo fuori produzione. E quindi per quello è limited edition, nel senso che non torna più. Un colore che voi di solito io faccio, man mano che finisce, si azzera lo stock di un colore, io vado e lo cancello, così non abbiamo più problemi a fare questa confusione, cioè vi aiuto nel senso che se non avete trovato, magari vi piace più il rosa che il viola, piuttosto il rosa che il viola, o piuttosto, non lo so, il giallo che il marrone che c'è, e allora dite dai, mi mettete in lista di attesa, tanto aspetto. No, su questi purtroppo non ci si può, cioè ci si può, ma inutilmente, perché non torna più. Quindi il limited edition è quel filato che se ti piace il colore, forse preferiresti quello che è a stock zero, ma ti piace anche l'altro, prendilo. Prendilo perché, come vi dicevo, ecco, tipo il Bamboozle, che è un filato veramente stupendo, ma stupendo, e vale la pena lavorare almeno una stola, che 5 matasse vi bastano, tipo questa stola. Prendetelo perché non torna, purtroppo. È bello, io mi sono innamorata e con me anche tante di voi, e lo avete utilizzato, abbiamo fatto tante belle cose, sia l'uncinetto che a maglia, ma purtroppo tra capelli abbiamo fatto, ecco, la stola, abbiamo fatto un maglioccino, una tunichina, diciamo, all'uncinetto, veramente tante cose meravigliose, però purtroppo non torna più. E quindi volevo dire questa cosa, e poi un'altra cosa che vi la volevo dire è che il limited edition rimane in sconto fino alla fine, ovvio, fino alla fine dello stock. Invece gli sconti estivi, che sono sconti dei filati, che sono filati per lo più estivi, ma non solo, come dicevo, ci sono anche filati di cotone e acrilico che già, o cotone e lana che già sono filati perfetti per l'autunno, oppure cotone pesante, sono in sconto fino al 31 agosto, per cui potete approfittare di questi sconti fino al 31 agosto. Quindi questa è la differenza tra limited edition e filati in sconto normali, perché voi quando andate a vedere, a guardare sul sito, sono tutti e due in offerta. Però se vedete limited edition è chiaro che è in offerta perché non tornerà più. Se non vedete limited edition, allora c'è allora c'è speranza che torni ancora disponibile. Adesso, mentre mi facevo la tavolozza, posso dire, di colori, pensavo a ideuzze creative da presentarvi questo sabato, perché voglio dire, mi piace tantissimo veramente mettere tutto insieme e fare questa presentazione, questa chiacchierata,
perché sono tutte delle idee che mi vengono in mente, molte volte le scrivo, adesso non ho niente di scritto, però di solito lungo la settimana se mi viene un'idea la scrivo nel quaderno perché dico così non mi scordo di dirla nella puntata, perché mi è capitato tante volte, anche quando scrivo, di dimenticarmi, chiudere la puntata e poi dopo dire, cioè pensare, ma no, perché volevo dirle quella, ma volevo che, insomma, è normale perché ci sono tante idee e tanti progetti in mente che partono da queste meraviglie, da queste veramente meraviglie. Allora, tra gli sconti estivi ci sono anche loro. Perché ci sono anche loro, ho pensato, come dicevo, mentre lì ci mettevo qua per bene, mi è venuta un'idea in mente, dallo scialle Giardino di Fiori che io l'ho lavorato con il kit cocktail. Ma che può essere lavorato anche semplicemente se voi scegliete una whirl e una whirlette in abbinamento, se non trovate l'abbinamento che proprio vi piace. E comunque io l'ho lavorato con questo abbinamento ed è piuttosto colorato. Ed è piuttosto colorato, non solo che è colorato, ma sono dei colori che visti separatamente non penseremo mai di metterli insieme, di abbinarli, vero? Sicuramente vi è capitato tante volte prendere una cake e dire sì, mi piace, ma se non l'avreste vista, cioè proprio uno non pensa. E questo è stato così, è veramente venuto assolutamente stupendo. Però la settimana scorsa Lala ha messo nel gruppo il suo giardino di fiori fatto con, mi sembra, pesca ghiacciata, il kit pesca ghiacciata, penso. E lo potete vedere. Ed è un filato non proprio tinta unita, ma quasi. E qua vi voglio spiegare, ecco, vi voglio fare il punto della scelta del filato, che insomma ve lo dico sempre, è la cosa più importante, è la parte più importante di un progetto. Adesso voglio parlare, partendo dalla scelta del filato, voglio parlare più filati, un progetto realizzato con tanti filati diversi. Nel senso, ho fatto il progetto con un filato, il progetto prima volta, no? Mi sono innamorata di quel progetto. A me capita anche dei miei progetti, li faccio come questo sciale che vi dicevo, sicuramente lo farò con in variante invernale tinta unita. Mi sono innamorata di quel progetto e mi viene voglia di realizzarlo, di provarlo con un altro filato. E allora di nuovo abbiamo la stessa, come dire, lotta finché troviamo il secondo filato perfetto per quel progetto. Se il primo l'abbiamo trovato, allora iniziamo con la ricerca del secondo. E qui vi volevo dire di questi due scialli che vedete, è lo stesso filato. Qui abbiamo lo stesso filato, però questo whirl, oltre la parte con degli abbinamenti stupendi, meravigliosi, e qua ho anch'io il mio scialle Vie Viuzze, che conoscete, penso, spero. Che l'ho realizzato come Lala con sempre lo stesso filato, però la famiglia degli ombre. E qua, ecco, la famiglia degli ombre di Whirl è fantastica perché sembra un colore, non sembra, è un colore in sé, che parte, questo turchese veramente è il Mediterraneo in sé proprio. Per questo l'ho preso perché insomma dà quella sensazione di freschezza e di esotico. E quindi nella parte centrale abbiamo la sfumatura più intensa,
e poi va verso sfuma, verso la sfumatura meno, cioè diciamo la più chiara possibile, che a volte può arrivare fino al bianco, come questo indigo meraviglioso. È veramente è quasi una tinta unita. Quindi il modello risalta tutto in un altro modo, ed è questo che vi volevo dire. Soltanto cambiando la stessa wheel, cambiando da quelle bellissimi abbinamenti di colore, andando verso l'ombre, cambia tantissimo il risultato. Vedete anche voi, è una cosa meravigliosa, e per questo vi dico sempre: il filato fa tutto, il filato fa tanto, se non tutto, ma fa tanto. Guardate anche questo che meraviglia, sembra un tramonto. O se vi piace il viola, insomma, ce n'è per tutti i gusti, oppure questo colore petrolio che è di un'eleganza, secondo me, meravigliosa. Oppure questo verde, fresco, anche questo sembra, sa di menta. Quindi avete capito l'idea? È proprio cambiando un pochino solo, già la differenza è tanta. E allora, sempre con questa idea, vado avanti sempre con questa idea e vi do un altro esempio. Questo è lo spolverino piume in volo, penso sia piume in volo, non mi ricordo di sicuro come si chiama. Comunque il progetto c'è, con le istruzioni scritte e tutto. E lo trovate a fine di questo video. Cliccate sotto. Questo progetto, che a me è piaciuto tantissimo, il punto l'ho realizzato prima come sciale, il sciale ad ancore, che l'ho realizzato con un wheel, ma non ombre, no? Della famiglia di colori, di abbinamenti di colori meravigliosi, e lo vedete qua. Quindi lo sciale con lo stesso punto e con il wheel. Poi ho realizzato questo, che è veramente un capo estivo meraviglioso, e l'ho lavorato con lo Zauber Ball Cotton, anche questo in offerta. A proposito, lo Zauber Ball Cotton è decisamente un cotone 100% leggerissimo, e so che è quello che cerchiamo in un cotone, soprattutto quando lavoriamo all'uncinetto, perché ai ferri, insomma, comunque viene più leggero. Anche se è un po' più spesso, invece all'uncinetto deve essere sottile, deve essere, insomma, è difficile trovare un cotone 100% leggero. Questo è il cotone più leggero che io abbia mai lavorato, ve lo dico sinceramente, e con i colori più sorprendenti che ci siano. Ma qui veramente lo sapete anche voi, se avete già provato lo Zauber Ball, sia cotone che lana. È una cosa sorprendente, ma una sorpresa dopo l'altra. Tutte le sfumature che si trovano, guardate questo, tutte le sfumature che si trovano. Adesso questo è centro città, vi dico già, non ci sono, questi colori non li ho trovati, mi dispiace, però ce ne sono tantissimi altri colori meravigliosi. E qua, ecco, c'è anche lo scialetto che ho fatto questa settimana, che potete trasformarlo benissimo. Vedete, io ho utilizzato due, e vi do un'idea: anche per questo potete utilizzare due sfumature diverse, veramente starebbero insieme troppo bene. Questo, io ho utilizzato due così, ma anche messe insieme veramente sarebbe bellissimo. Giocare con i colori, con i filati, è una cosa bella, e fa diventare un progetto da, diciamo, un progetto bello a un progetto veramente fenomenale, spettacolare. Sì, lo Zauber Ball è veramente, fa sognare, posso dire, fa sognare. E sempre con lo Zauber Ball Cotton, ve la devo far vedere. Catalina ha fatto il suo top down, se vi ricordate, io l'avevo fatto con il cotton, Crazy Cotton. Lei lo ha fatto con Zauber Ball, questa versione. Guardate che meraviglia! Che
Che pazienza, perché sicuramente non lo so, l'avrà lavorato con 3, 3,5 al massimo. Ma che meraviglia! Quindi un capo, quando lo crei, sì, sicuramente ti serve del tempo, però metti dentro tanta passione, metti dentro tanto, posso dire è come una meditazione, non esagero, è come una meditazione, soprattutto quando si lavorano questi punti leggeri, si va, la mente va e sogna, diciamo, è proprio una cosa meravigliosa. Quindi avete visto quante cose belle vi faccio vedere. E non ho finito ancora il discorso dello scialle d'ancore e questo cardigan che ho fatto, perché ho voluto farlo anche invernale. E guardatelo. Non lo so se l'avete già, se l'avete perso, il link è qua sotto oppure alla fine. È un gilet chiuso che vi dico sta benissimo, assolutamente stupendamente bene ed è lavorato sempre con Zauberwol, ma questa volta con il merino. Le sfumature sono sempre meravigliose, però siamo passati dal cotone alla lana. Allora, un solo, diciamo, sono partita da un solo modello che mi è piaciuto, il punto ad ancore, ho fatto lo scialle, ho fatto questo e ho fatto anche il gilet. Vedete? E da qui, finché non mi scordo, per finire questa meravigliosa puntata piena piena di colore e io dico anche di tante idee belle, nuovi colori nel lace ball. Il lace ball è il fratello più sottile, quindi si lavora con 2, 2,5, 3 al massimo. E se vi piacciono i scialli, con questo veramente fate delle meraviglie. Ci sono due nuovi colori. Uno è praticamente neutro, dal bianco al nero, molto bello. Uno invece, ah, questo è proprio un colore, per me sa di autunno, per me sa proprio di autunno, meraviglioso il colore. Ah no, le sfumature, non so se riuscite a vederle, sono stupende. Quindi Lace Ball ha due nuovi bellissimi diciamo, sfumature, combinazioni, abbinamenti di colori e l'Admiral Hanf. L'Admiral Hanf è merino con filato di canapa, è una cosa assolutamente stupenda, è perfetto per scialli a maglia, ma perfetto, veramente. E guardate, anche questo ha dei colori nuovi, questo è uno dei colori nuovi, il mostarda, bellissimo. E guardate questi tre insieme, guardateli, cosa ne pensate? All'autunno assolutamente, io quando li ho presi in mano ho detto ma questi tre insieme parlano di autunno, veramente molto molto belli. E con un po' di autunno vi auguro un weekend meraviglioso. Guardate sul sito gli sconti, sapete se avete bisogno la mail, sotto trovate il numero di WhatsApp dove scrivermi se avete bisogno. Un weekend meraviglioso, magari un pochino più fresco, speriamo, e arriverà anche l'autunno. Grazie di essere stati qui con me, spero di avervi dato veramente delle belle idee per un nuovo progetto. Ciao!